Nasce la rete del nodo metropolitano antidiscriminazioni di Torino, con la consegna delle targhe ai rappresentanti dei punti informativi che hanno in questi mesi terminato il corso di formazione e diventato ufficialmente operativa la rete del nodo metropolitano antidiscriminazioni di Torino. La rete si articolerà su tutto il territorio metropolitano con 52 punti informativi gestiti da 29 differenti enti e associazioni. È una rete articolata, estesa e diversificata, in quanto è composta da enti pubblici, cooperative e associazioni del terzo settore, scuole di formazione professionale, associazioni sportive ed enti ecclesiastici. Essere un punto informativo per noi è importante perché il calcio è un luogo di incontro, ma è anche un luogo in cui emergono tante volte gli istinti, e a volte gli istinti più beceri sono anche razzisti e discriminatori. Per noi è importante intervenire, segnalare, perché se non segnaliamo non potremo mai combattere questa società che va cambiata. La città metropolitana di Torino ha istituito il nodo territoriale contro le discriminazioni, che fa parte della rete regionale piemontese, i cui compiti sono la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e l'assistenza alle vittime, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 del 2016. È chiaro che quello che noi riscontriamo tendenzialmente sono problematiche discriminatorie legate all'ambiente lavorativo, e avendo noi chiaramente una competenza forte sul mondo del lavoro, sono quelle le problematiche più forti che affrontiamo. Come nodo informativo chiaramente possiamo anche prevedere dei ragionamenti rispetto a individuare altri tipi di problematiche e indirizzare le persone su altri punti della rete che sono in grado di dare risposte diverse da quelle che potremo dare noi. E è stato fatto un grande sforzo di formazione anche da parte dei nostri operatori. Noi stiamo cercando appunto di ampliare sempre di più la formazione degli operatori, che spesso poi collimano con gli operatori che hanno anche competenze sulle pari opportunità o appunto il lavoro con la popolazione migrante. Le discriminazioni principali sono quelle etniche. Normalmente ci troviamo di fronte a pratiche razziste, soprattutto quando si tratta di accesso al mercato del lavoro. Sono molto velate, non dette, per questo è difficile intercettarle. Le donne spesso subiscono delle discriminazioni in ragione della loro condizione di gravidanza, quindi spesso sono escluse dal mercato del lavoro oppure dai corsi professionali perché non possono accedervi in tale condizione. Abbiamo anche incontrato situazioni in cui le persone non sono state debitamente informate rispetto ad alcune clausole contrattuali, banalmente per ragioni quindi linguistiche, quindi in questo caso sono condotte ancora differenti e tante volte quindi si sono impegnati in non consapevoli, hanno sottoscritto degli impegni che poi li hanno resi di fatto ai margini, li hanno portati ai margini della società, e uscire da quella condizione di esclusione sociale, possiamo assicurare come associazione che si occupa di questo target, è davvero quasi, non dico impossibile, ma se non sostenuti è davvero difficile, perché la povertà non ti consente di avere il tempo di pensare, hai il tempo solo di mangiare, banalmente, questa è una cosa di cui tenere conto. Il lavoro congiunto tra la Regione Piemonte e la città metropolitana è stato formalizzato attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che ha previsto, fra l'altro, la creazione di uno sportello di accoglienza presso la città metropolitana.